One Podcast. I rimedi della nonna sono come le vie del Signore, infiniti. Alcuni più tradizionali e che tra l'altro funzionano nel migliore dei modi, altri decisamente meno ortodossi. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che urinare sulle punture di medusa allevia il dolore. Posso dire anche meno male, perché che schifo, dai. Va bene cercare di guarire il più in fretta possibile, ma a tutto c'è un limite. Assolutamente. E chissà quante volte sarà successo anche. Spero poche, sì. però va bene. Che mi immagino già la scena, tipo, che sei lì che ti stai godendo un weekend al mare con la tua comitiva, quando la tua amica un po' sbadata magari non vede una medusa in acqua e viene punta. Si scatena il panico, perché secondo questa teoria bisognerebbe applicare dell'urina sulla puntura della medusa. E appunto, per quanto sia divertente questa scenetta, che poi è letteralmente una scena di un episodio di Friends, quindi c'è la reference, esatto, diciamo. In realtà sappiate che no, non funziona così. E meno male. Esattamente. Infatti, nonostante ciò che potreste aver letto su alcuni dei più famosi siti di informazione, tra mille virgolette, l'idea di fare la pipì su una puntura di medusa per alleviare il dolore è soltanto un falso mito. Non solo non ci sono studi a sostegno di questa idea, ma quello che ne è uscito fuori ci dice che addirittura potremmo peggiorare la situazione. Ma perché? Che cosa succede? Allora, facciamo un passo indietro. Vediamo come sono fatte le meduse. Okay. I loro tentacoli posseggono le nematocisti, ovvero piccoli organi urticanti che contengono del veleno, che le meduse utilizzano per difendersi dai predatori oppure per paralizzare le prede. Entrare a contatto con una medusa provoca l'attivazione di questi pungiglioni, se vogliamo chiamarli così. Le punture sono abbastanza dolorose e di solito sono accompagnate da prurito, gonfiore e a volte da un'eruzione cutanea. A questo punto l'unica cosa che potrebbe fare l'urina sulla puntura è irritare ulteriormente alcuni tentacoli rimasti attaccati alla pelle e quindi provocare ancora più dolore. Quindi ancora peggio, fondamentalmente. Esatto. Okay. Inoltre, anche se non ci fossero tentacoli residui, non farebbe comunque diminuire né il male né il gonfiore, solamente al massimo la reputazione con gli amici. Ok. Ma quindi davvero l'ammoniaca non ha alcun effetto sulla puntura di una medusa? No. E anche se fosse, comunque nelle urine non c'è l'ammoniaca, bensì l'urea, che è un composto diverso. E vi dirò di più, anche tutti gli altri rimedi popolari come limone, aceto, alcol, non hanno alcun effetto positivo. Sì, ok, quindi com'è che dobbiamo gestire una puntura di medusa a questo punto? Allora, la prima cosa da fare sicuramente è quella di rimuovere subito gli eventuali tentacoli rimasti attaccati alla pelle, perché finché sono ancorati alla pelle continuano a rilasciare veleno, ovviamente non a mani nude, Certo. La seconda è ancora più semplice, ovvero quella di sentire un medico. Ecco, che è la cosa migliore. Esatto, ecco. Perché anche se nella maggior parte dei casi una puntura di medusa non richiede l'intervento di un medico, comunque non si sa mai, il parere di un esperto comunque fa sempre bene. Ecco, che diciamo che è la cosa migliore da fare e lo ripetiamo, esatto, ogni volta quando ce n'è opportunità in Miti da sfatare. Quello che ci chiediamo sempre però è l'origine del mito, perché è quantomeno singolare e bizzarro il fatto che questa leggenda si sia diffusa a macchia d'olio. Allora, se seguite il podcast non vi stupirà sapere che spesso a questo punto la nostra storia prende due direzioni diverse: una più storica, che ci spiega l'origine del mito, e una invece più pop, che ci spiega come ha fatto ad alimentarsi, magari anche soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Quella storica affonda le radici, pensate, addirittura nelle civiltà precolombiane. Nella medicina azteca, infatti, si raccomandava l'utilizzo topico dell'urina, cioè quindi direttamente sulla zona interessata, per disinfettare le ferite. E non è che fosse un concetto completamente sbagliato, nel senso che la scienza moderna ci dice che i batteri trasformano l'urea presente nell'urina in ammoniaca, anche se gli aztechi questo non lo sapevano. Il problema però è che non è dimostrato che l'ammoniaca neutralizzi le sostanze urticanti liberate dalle meduse, e quindi siamo punto a capo. Certo, ma che anzi al contrario vadano a irritarli, più che altro, peggiorando la situazione. Quella pop, invece, decisamente più recente, abbiamo fatto anche cenno poco fa, è una collocazione temporale estremamente precisa. Si parla di una serie TV che tutti conosciamo, Friends, stagione 4, episodio 1, titolo Monica e la medusa. Che cosa succede nell'episodio? Durante una gita in spiaggia, Monica viene punta da una medusa e Joey, ovviamente, Joey, chi se non lui, ricordando un documentario che aveva visto su Discovery Channel, propone un facile rimedio. Il dolore sarebbe sparito facendoci pipì sopra, grazie alla contenuta nell'urina, e cosa incredibile, il rimedio funziona. Quindi magari questa cosa uno dice: ah, l'ho visto su Friends,
Friends, che certo. Perché Joy l'ha visto a sua volta su Discovery Channel, peccato che è una serie TV e non nella vita vera. L'unico problema però, si crea poi una situazione divertente, perché Monica non riusciva a piegarsi nella maniera corretta per portare a termine questo processo, e alla fine ci ha pensato Chandler. Però vabbè, quelli sono dettagli. Comunque vi consigliamo, insomma, di andare a vedere la puntata, perché chiaramente è molto divertente. Poi voglio dire, quello che abbiamo pensato è: già non funziona la propria urina, figuriamoci quella degli altri. Ma questo è un altro discorso. E quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che urinare sulle punture di Medusa allevia il dolore. E diciamolo anche una volta per tutte: meno male, meglio consultare un medico e fidarsi di un professionista. Noi torniamo lunedì con un altro mito da sfatare. Buon weekend! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.